Conferenza stampa dopo l'Aquila 1927, forse in Pronesi, ci scusiamo con i colleghi e con tutti i tifosi per l'attesa. C'è con noi il direttore generale Simone Bernardini perché ci sono delle comunicazioni importanti da fare al termine di questa gara. Direttore. Allora, innanzitutto mi scuso con voi per l'attesa, purtroppo il calcio è anche questo. Abbiamo assunto l'informazione da mister Pagliari che voleva fare un passo indietro perché a suo dire, insomma, non ci sarebbe un ambiente coeso come lui sperava e immaginava, e noi come società accettiamo le dimissioni e quindi appena finiremo, ci metteremo a lavorare per cercare un altro allenatore che ci possa proiettare verso la vetta. Ci tengo a dire che il mister manda le scuse al Roma City per quella famosa dichiarazione che fece. Purtroppo adesso non c'è, ha incaricato me. Stefano Castellani, il messaggero. Va via solo, cioè dimissioni solo dell'allenatore o Sì, dentro lo staff, solo l'allenatore. quindi rimangono il vice. Al momento sì, ma dobbiamo capire poi il nuovo allenatore che verrà, insomma, come poterlo, insomma, soddisfare nelle sue richieste. Quindi lui si prende tutte le responsabilità della sconfitta, insomma, Diciamo i che giocatori non hanno colpe sulla sconfitta. lui si è assunto da grande persona qual è, si è assunto tutte le responsabilità e quindi insomma dimostra a questa città che insomma cioè Pagliari non ha bisogno di presentazioni in questa città, quindi è chiaro che le responsabilità sono anche legate alla squadra, sono anche legate a noi come società, perché qualche errore l'avremmo commesso anche noi. E quindi adesso insomma dobbiamo ripartire perché il campionato è appena iniziato e quindi noi ce la vogliamo giocare fino alla fine. Angelo Liberatore chiedeva di intervenire la QTV. Ciao. Direttore D'Agostino, innanzitutto il tempo è pochissimo perché domenica si va ancora, ma c'è anche la partita di mercoledì. Si farà la scelta del nuovo allenatore già per mercoledì o ci si proietterà per la scelta già verso Ancona? Allora, io ti ringrazio per la domanda, però chiaramente è una cosa che non ci aspettavamo, quindi inizieremo a lavorare appena finisco con voi per cercare di trovare un allenatore consono al nostro progetto e chiaramente, insomma, dipende da quello che riusciremo a prendere, insomma, quindi qualche idea, insomma, è venuta adesso, qualche nome così, ma è tutto ancora aleatorio perché non abbiamo chiamato nessun mister fino ad ora. Ma le dimissioni di Pagliari sono state accettate subito Sono oppure ci avete state parlato di pensaci No, sono state accettate subito, subito? sì. Ho fatto un incontro con il presidente, con tutti gli altri dirigenti e abbiamo deciso di accettarle. Voleva Quindi intervenire anche Daniele Morico di salve Sport direttore, Abruzzo. e quindi cioè, non ci sono ancora dei nomi possibili per. No, ancora no, perché, ripeto, per il grande rispetto che abbiamo di un allenatore così importante per questa città, non abbiamo sentito nessuno e questo lo posso garantire. Nessuno di noi ha preso il telefono per pensare a qualcun altro. Alessandro Tettamanti, Abruzzo Sera. Allora, direttore, prima parlava insomma di difficoltà, insomma, di attori di Pagliari, ma che possono essere state anche della società e della squadra. Insomma, cos'è che non ha funzionato? Se c'è un errore che lei può fare, insomma, può ammettere oggi, quello che potrebbe essere stato fino adesso. Ma probabilmente è una squadra che ha delle problematiche, no? Perché comunque se andiamo ad analizzare i dati, insomma, i numeri quelli non mentono mai, i gol che abbiamo subito per una squadra, insomma, che spende quello che spendiamo noi, insomma, evidentemente qualcosa si è sbagliato, qualche valutazione si è sbagliata, e quindi la responsabilità quando va via un allenatore è una sconfitta per tutti, nessuno gioisce perché significa che ognuno avrebbe potuto fare qualcosa in più, compreso e in primis
Siamo a posto allora con le domande. Ringraziamo il direttore generale Simone Bernardini per la disponibilità e tutti i colleghi. Grazie a voi. Grazie. Grazie.